Febbraio del 2024, sono Max Gaetano, sto facendo un test invernale sui climi di Spagna e Portogallo e contemporaneamente cercando le spiagge migliori, le zone dunali migliori. Questa è una delle zone di dune migliori probabilmente d'Europa perché integra un sacco di verde insieme a alla sabbia delle dune. Siamo a febbraio. Ed è un caso abbastanza eccezionale perché siamo sul Mar Mediterraneo e è vero che la spiaggia qui non è enorme, non è certo paragonabile alle spiagge portoghesi o alle spiagge spagnole sull'oceano. Considerando comunque che la costa ovest del Portogallo ha le spiagge probabilmente più grandi e più belle del mondo. Fatte queste considerazioni, di solito le zone dunali hanno una vegetazione bassa, hanno pochi alberi, qua invece abbiamo una marea di alberi altri tipi di zone dunali, c'è la pineta e poi c'è la duna, che sono nettamente separate. Qua invece la zona con gli alberi si mischia alla sabbia, considerando che la sabbia arriva fino molto molto indietro dalla spiaggia. È estremamente, diciamo, profonda, la zona dunale arriva molto indietro rispetto al mare. Nemmeno in Portogallo ho visto dune con così tanto verde. Considerando che in Spagna, nella Spagna mediterranea, è tutto cementificato, peggio di Rimini. A parte appunto questa zona qua, sito di Calaonda, tra Marbella e Fuengirola, e il delta dell'Ebro, che però è una risaia unica. Lì c'è la spiaggia molto grande. Ecco, nel Mediterraneo le uniche spiagge paragonabili a quelle del Portogallo sono le Spighetta, le Grau d'Oroi in Camargue e la spiaggia di fronte all'Ampolla, la spiaggia del Faro nel delta dell'Ebro, che però, ripeto, è tutta una risaia il delta dell'Ebro. Non è come la Camargue, il delta del Rodano. E come potete vedere è un sistema di dune enorme. Un'altra zona con le dune in Spagna non cementificata è il Parco Naturale di Cabo de Gata e un pochino anche nella provincia di Alicante, che è uno dei microclimi migliori d'Europa, purtroppo però estremamente cementificata e colonizzata dagli inglesi. C'è anche una zona dunale, una zona verde a Guardamar del Segura. Ce ne sono due in realtà: una pineta con cui sfocia con delle dune, e poi una zona prettamente dunale, sempre a Guardamar del Segura. Il resto della Spagna, a parte pochissime eccezioni, è tutto urbanizzato, il resto della Spagna mediterranea, considerando che la maggior parte della Spagna è la meseta, è un altopiano di 600-700 metri, tant'è vero che Madrid ha un'altitudine molto alta. Qua vedete delle tortorelle, delle tortore. E quindi tutto quello che c'è, a parte la pianura di Siviglia e poco altro, è tutto mega, mega urbanizzato. Appena finisce l'altopiano centrale della Spagna, è tutto urbanizzato. Un altro microclima molto, molto buono è appunto la pianura di Siviglia, ma i microclimi migliori che stiamo testando sono la provincia di Alicante, in particolare Guardamar del Segura, Torrevella, ma è estremamente urbanizzata, ma del resto chi è stato a Malaga, Marbella, sa cosa vuol dire
Rapallo niente, una volta si usava il termine nel vocabolario, c'era rapalizzazione per indicare l'urbanizzazione, ma nessuno forse conosceva bene Marbella, Malaga e tutta la costa spagnola. Del resto i sindaci di Marbella e Malaga sono stati spesso in galera per abusivismo edilizio. La spiaggia in questo momento non è molto grande, però quando non ci sono nuvole, oggi è un po' nuvoloso, c'è un'ampia parte delle dune in cui potresti sdraiare e prendere il sole. Dicevamo, le altre microclimi sulla carta migliori d'Europa, appunto, oltre alla provincia di Alicante, in particolare Guardamar del Segura, abbiamo la zona di Cadice, sotto Cadice, Puerto Real, Ciclano della Frontera. Per microclima si intende non solo la temperatura massima, ma anche che la minima non sia troppo bassa. E quindi questi parametri sono rispettati, la Ciclano della Frontera, la zona di Cadice e tutta la provincia di Alicante, in special modo la zona che va, in special modo Torrevieja e Guardamar del Segura. Altre zone spagnole con microclimi che rispettano questi parametri. Abbiamo un pochino ancora tutta la provincia di Malaga, Granata sulla costa, ma poi bisogna andare in Portogallo, la zona di Villanova de Casela, Albufeira, ma in particolare Carrapateira, con la costa vicentina, con alcune delle spiagge più grandi e più belle del mondo. C'è Praia de Bordeira, che è una delle più grandi. Adesso c'è un po' di vento, siamo a metà febbraio. E questo è il Mar Mediterraneo. Figuera da Foz, forse la spiaggia più grande del mondo, da dove inizia la sabbia, il mare sono in mezz'ora di cammino. Parliamo sempre della costa ovest del Portogallo. E ben inteso che tutto il microclima sotto Lisbona è abbastanza buono, ma in particolare appunto Carrapateira, Albufeira e la zona del Portogallo al confine con la Spagna, in particolare Villanova de Casela. Per chiudere sui microclimi migliori d'Europa, oltre al sud del Portogallo, sud della Spagna, in Italia abbiamo la provincia di Catania e la provincia di Palermo. Catania ha dei massimi, delle temperature massime pazzesche, anche d'inverno, però la minima è bassa, mentre Palermo è leggermente una massima più bassa di Catania, ma la minima è molto buona. E poi, incredibile a dirsi, la Arma di Taggia e Taggia, che stanno a una latitudine molto alta, hanno delle temperature molto buone d'inverno, sia nella massima che nella minima. Del resto lì siamo vicini al famoso Conca d'Africa, la famosa Conca d'Africa di Fazio, Ventimiglia, dove vengono coltivati i frutti tropicali più buoni d'Europa e forse al mondo.